Noi siamo qui per i lavoratori, non per questa o quella parte politica. Non abbiamo governi amici. Per l'operatore adesso dobbiamo capire chi sono. Salari, precariato, inflazione. È importante che vengano affrontati la possibile. Noi chiediamo al nuovo governo di dare risposte ai lavoratori, ai pensionati e al sud d'Italia in particolare che sta implodendo e sta morendo. Se non c'è nessuno che può dire di avere la base della curva su questo tempo, con il cinesi, il metodo che negli ultimi mesi abbiamo visto utilizzare la legge di sicurezza. Si fa il senso di non mi pare che la loro agenda sia un'agenda che autorizza a essere ottimista. Qualcuno fa la strada, noi dobbiamo fare un'opposizione seria. Togliamo le cittadinanza non fa la soluzione. Se questo governo cercherà di arretrare i diritti civili, i diritti del lavoro, si troverà sempre pronti in piazza. I lavoratori hanno bisogno di un partito di classe, non hanno bisogno di partiti troppo vicini a Confindustria. Bisogna che la sinistra si riorganizzi. Credo che dobbiamo combattere ancora di più con maggiore organizzazione ed è così che si riduce la credibilità, anche stando vicino ai luoghi che chiedono a qualcuno con bisogno di sviluppo sociale. Possiamo dire diversi passaggi, insomma, dell'intervento di Rangetti, che non tanto di un servitore sul mercato di questo mondo, si può trovare un altro con il sindacato. Nel rispetto dei ruoli, ovviamente, le diverse funzioni, la nostra azienda sociale ha molti temi comuni con quelli della Sicilia. Quindi, quando si tratta di condurre battaglie, per quanto riguarda le giuste paghe da fare, il precariato selvaggio, ovviamente per restituire dignità al lavoro, noi siamo in prima fila, il movimento 5 Stelle c'è e ci sarà sempre. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Proprio da questa piazza qualcuno ha sfruttato il malessere sociale che c'è, la rabbia che c'è, cercando di indicare che la risposta alla rabbia e al malessere sociale era quella di assaltare la CGIL, di assaltare i sindacati, di assaltare il mondo del lavoro. Abbiamo detto che formazioni chiare, ispirazioni neofascista devono essere messe al bando.
purtroppo anche su questo versante c'è un invio che non è l'unico che ha caratterizzato il governo. Ma pace! Subito! Pace! Subito! Ci si anda nelle piazze per dire che bisogna cessare il fuoco, che bisogna avviare il negoziato, che bisogna fermare quella guerra, che bisogna aprire una conferenza di pace. Non voglio ipotizzare assolutamente nulla, perché non voglio che sia del Movimento 5 Stelle, deve essere una manifestazione aperta a tutti i cittadini, anche a coloro che hanno votato il centrodestra. Quindi si troverà una data e il Movimento 5 Stelle parteciperà, lo è già dichiarato, senza bandiera. Sarà come sono sempre stato, perché non bisogna che qualcuno me lo chieda di andare in piazza per la parte. Ci penseranno che la sicurezza della situazione può giocare in piazza come sempre accaduto, e conti per chi crede in quella strada come necessaria continuare a camminarla. Stamattina vi sosteniamo!